Diamo ora la parola a Esmail Mohadez per la comunità iraniana. Allora, se avete pazienza, io vi porterei negli anni '80 in Iran, quando è nata la favola del riformismo a cui governi occidentali in quasi 30 anni stanno elemosinando la libertà. Il progetto di eliminare i prigionieri politici in Iran era iniziato già negli anni metà degli anni '80. Lo Stato islamico al potere in Iran non ammette che ci sia uno spazio per pensieri minimamente divergenti alla sua ideologia totalizzante. La discussione su come risolvere la questione della dissidenza ebbe inizio in quegli anni. Emersero due posizioni a cui in seguito i media occidentali affiabbiarono le categorie di moderati ed oltranzisti. Gli oltranzisti si distinsero per le uccisioni a Cottimo, mentre i moderati optarono per eliminazioni più sofisticate. L'uso strumentale delle categorie riformisti e oltranzisti da parte dei media occidentali nei confronti degli uomini del regime religioso ha reso difficile la comprensione di un regime del tutto particolare. Il risultato è un paese in ginocchio, dove il 30% della popolazione patisce la fame e l'80% vive al di sotto della soglia della povertà. Il Medio Oriente, a causa dell'integralismo islamico, che è nato con Khomeini in Iran, con la partecipazione dell'Occidente. Nell'estate dell'88, alla fine della guerra Iran-Iraq, il genocidio attuato nelle carceri raggiunse un picco. Si applicò la fatwa di Khomeini secondo cui si dovevano eliminare tutti i prigionieri politici che non abiuravano il loro passato. Si formò la commissione dell'amnistia, chiamata dai prigionieri giustamente, prigionieri politici, giustamente la commissione della morte, di cui faceva parte attuale ministro della giustizia del governo di Rouhani, il famoso riformista. L'intenzione non era solo dare un colpo decisivo alla questione dei prigionieri politici, ma soprattutto diffondere terrore nella società in modo da paralizzarla ad operare e una metamorfosi in ogni stato sociale. In carcere la fatwa di Khomeini arrivò nel mese del luglio 1988, quando ci furono i primi processi ai mujahideen del popolo nel carcere di Evin, e dall'alba del giorno dopo le impiccagioni. Nella tragica estate, in poche settimane, si stimano impiccagioni fino a 33.700. Da anni le madri di quei martiri e i loro familiari si rivendicano il sangue versato dei loro figli. E oggi noi, insieme a loro, ad alta voce chiediamo la giustizia per i figli dell'Iran. I capi del regime sanguinario al potere in Iran devono essere processati nei tribunali internazionali. E chiediamo anche un poco di vergogna per i governi dei paesi occidentali che vanno a braccetto con gli assassini del popolo iraniano.